Amici non solo calcio, eccoci qui per una nuova puntata di Io C'ero. Oggi parliamo di una gara importante per San Benedetto del Tronto, per la sua tifoseria, un derby Samba-Ascoli 1-1, stagione 76-77, e tra i pali da San Benedetto Calcio in quella partita giocata al Ballerni c'era Flavio Pozzani. Mister, che atmosfera si respirava alla vigilia e poi all'ingresso in campo? Ah, un'atmosfera per uno che fa calcio favolosa, perché non c'era bisogno di motivazioni, che l'allenatore ti caricasse, eravamo già pronti carichi a pallettoni noi, insomma, no? Poi abbiamo giocato al Ballerni strapieno, quindi già quando sei lì che li senti urlare, la pelle tocca, ti viene alta due centimetri, insomma, ecco, quindi ecco, la partita era preparata da sola, diciamo, quasi, ecco. C'è una partita strana, tra virgolette, nel senso che la Samba passò in vantaggio intorno al 52esimo del primo tempo con un rigore di Chimenti. Poi, verso la fine, 78esimo, il Valerato, ci fu la punizione dell'Elio Molo che sancì il pareggio. Però, c'è un però, nel senso ci fu un'inversione della punizione da parte dell'arbitro Michelotti. Sì, ci fu un'inversione perché doveva essere, diciamo, per noi, così, e questo ha cambiato idea, non so cosa gli è venuto in mente in quel momento lì, ha invertito la punizione data loro, insomma, ecco, e di Moro ha fatto gol, insomma, ecco. A termine la partita, l'atmosfera nello spogliatoio rosso-blu? Ma guarda, eravamo, come si può dire, metà e metà, nel senso abbastanza soddisfatti, contenti, perché la prestazione è stata anche buona. Poi in quell'anno lì l'Ascoli andava a mille, no? E il rammarico di dire, beh, insomma, potevamo anche portarcela a casa, insomma, sai, sono quelle cose che ti rimane un po', come si dice, un po' di amaro in bocca, però se l'analizzi bene, seriamente, io penso che ci stava il pari, insomma, ecco.